Buonasera e benvenuti con le probabili formazioni di Juventus-Lazio al big match del lunedì sera. Allora, se non l'avete ancora fatto, potete andare a vedere il video di oggi del PES pronostico di questa partita, così come vi invito ovviamente a vedere anche la rubrica sempre tramite PES 2020, la Coppa dell'Elite Europea, dove vede la Juve ovviamente impegnata contro le migliori squadre d'Europa. Ma veniamo dunque al match di oggi, cioè di domani sera. E vediamo la formazione, quindi adesso ovviamente questa è la tabella della Juve. Allora, intanto in porta Szczęsny credo che sia sicuro. La difesa già secondo me è da cambiare Bonucci perché è squalificato, quindi sicuramente Bonucci da cambiare e mi tocca mettere Rugani perché dicono che Chiellini non sia neanche convocato, quindi ahimè, io non credo che Demiral sia ancora pronto. Tra l'altro è allucinante che a PES Demiral abbia valutazione 77 e Rugani 83, ma tant'è. Sulla sinistra giocherà secondo me Alexandro, nonostante può essere che gli venga data una giornata di stop per riposo, ma credo che sia troppo importante avere Alexandro lì. E centrocampo non dovrebbe essere, non si sa se c'è Bentancur. Io nel dubbio metto Pjanic, Matuidi e Rabiot perché Bentancur ha avuto quel piccolo infortunio che dovrebbe essere leggero, ma che non gli garantisce la partita e la presenza in partita. Non c'è Federico Bernardeschi perché squalificato. Secondo me questa è una delle assenze che rischia di pesare di più per un discorso di equilibrio tattico, perché Bernardeschi ha mille difetti, ma tatticamente stava facendo benissimo, secondo me. E questa potrebbe essere la formazione ufficiale con Douglas Costa insieme a Ronaldo e Dybala. Ma se volete, ovviamente il cambio sarà e il Pipa Higuain, questo sicuro sarà il cambio del secondo tempo. Se volete sapere la mia personalissima opinione, io partirei invece così con Danilo, Rugani, De Ligt, Alessandro e Cuadrado negli esterni alti, in modo da preservarmi Douglas Costa come terzo cambio e avere una squadra più equilibrata all'inizio perché ce ne sarà bisogno. Ragazzi, a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento con i prossimi video, quindi vi ricordo, se non avete ancora visto, PES pronostico di Juve-Lazio. Se non l'avete ancora visto, vi invito a vedere la rubrica. Tra l'altro la partita andrà in onda, una partita andrà in onda dopo questo video, quindi alle 21, quindi continuate a seguire la rubrica della Coppa dell'Elite Europea. A me non resta che salutarvi e darvi appuntamento con i prossimi video del canale. Ciao a tutti!